mi chiamo Marlon Jorge Teza. Mi chiamo Marlon Jorge Teza. La mia famiglia è originaria di Longarone, da dove nel 1876 i miei bisnonni Andrea e Maria Feltrin erano emigrati in Brasile, imbarcandosi su una nave al porto di Le Havre. Dopo essere sbarcati a Rio de Janeiro, si sono diretti con una piccola imbarcazione nella cittadina di Tubarão, nello stato di Santa Catarina, una città che oggi ha 80.000 abitanti. Ma allora era tutta giungla, con bestie feroci. Un loro cugino fu ucciso da un leopardo. Andrea era carpentiere e ha costruito una casa di legno che ancora oggi esiste. E qui sono nati i suoi 7 figli. Mio nonno Giovanni Battista ha sposato Domenica Cadorin, figlia di emigranti di Selva di Cadore. E da loro è nato mio padre Dionisio. I miei fratelli hanno tutti nomi italiani. E a casa nostra si è sempre parlato in italiano. Il colonnello, accompagnato dai parenti di Domegge, ha visitato Longarone e poi è salito a Sappada fino alle sorgenti del Piave, in brasiliano Rio Piave, e poi in Val di Toro, al rifugio Padova, per il pranzo. Sono nato nel 1959. A 19 anni, nel 1978, ho frequentato l'Accademia Militare della Polizia a Florianopoli, capitale dello stato di Santa Catarina. Dopo 3 anni ero ufficiale e ho fatto carriera e oggi sono colonnello plus, che equivale in Italia ad un generale dei carabinieri. Compito che consiste nella sicurezza dello Stato a tutela dei diritti costituzionali. Ho collaborato molto col famoso giudice Sergio Moro, impegnato nel combattere la corruzione. Sono sposato con Angela Manchieng, di origini trentine, e sono il primo della nostra famiglia che ritorna in Italia dopo 4 generazioni. Nós estamos muito contentes de estarmos na Itália, desde o Brasil, e viva a Itália! Viva a Itália!